Questo è il mio viaggio in solitaria Monte Silvano to Dakar, con l'obiettivo di portare in dono la moto Honda Transalp al medico del distretto di Toubacouta, a sud del Senegal. Sei pronto ad emozionarti? Mettiti comodo, ti porterò nel West Sahara, dove sono stati i miei occhi e il mio cuore. Sono Cesare Ranucci e questa è Moto Missione. Oh, ma io non c'ho sonno, vado a pigliare un caffè in Africa e torno, ok? Non fare tardi. Ok, ciao. Ciao. Allora, sono appena partito, 28 dicembre, ore 11, guardate la nebbia che c'è. Eccolo. Dopo tutta la notte in viaggio, 7-8 ore di autostrada, direzione Genova, sono quasi arrivato. Comunque piacere, Cesare. Ed ecco che ci siamo, il traghetto per Tangeri. Io vi devo presentare due personaggi, ma soprattutto uno. Allora, io sono uno scappato di casa e non ho abbigliamento tecnico. Raga, lui sta andando così da solo nel deserto del Marocco, perché mentre vuole andare al Merzouga, con un DR350 che ha detto che stava fermo da 15 anni. Set adrift with featherweight light bulbs, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. And the water feels like a friend I've not seen. Sono in compagnia di Claudio, un camperista esperto che si è girato il mondo da solo e mi sta dando delle nozioni fondamentali per la montagna. Ore 14:30, ci stiamo attraccando al porto di Tangeri. Yalla yalla! Ciao! Sì! Siamo ufficialmente in Marocco, ragazzi. Nome in codice Mito. Adesso le nostre strade, dopo due giorni di navigazione, dopo che io mi sono innamorato di questo Mito, lui se ne andrà in giro nel Marocco da solo. You are the best! Allora, siamo appena usciti dalla frontiera e in questi casotti si deve fare l'assicurazione. In più ci sono tante persone che cercano di venderti le loro sim. Yalla yalla! Allora, per chi volesse intraprendere questo meraviglioso viaggio, il consiglio che do è di non fare tardi, arrivare al buio e soprattutto nel caos di Capodanno. Ciao. Ciao. E dovete sapere che se dormite dentro una medina, alle 7 cantano questi. Direzione Al Jadida, si parte. Mettiamo 5 litri per sicurezza. Benvenuti ad Al Jadida. Buonasera. Buonasera. Forza Marocco! Vuoi dire?
Vuoi fare la gara? Ci giochiamo i libretti? Direzione Agadir. Benvenuti ad Agadir. L'hotel Bahia. Venite qua, 200 dirham sono 20 euro. Buongiorno qui da Agadir, rimarrò un giorno qui ad Agadir per riposarmi, domani direzione Tantan. Ho trovato dove mangiare e questo si chiama Thai Jin che stanno cuocendo questi piatti qui. Guarda, è bella. Oh, shokran! Ora è iniziato il Marocco che piace a me. È quello che volevo. Vedete quell'arco lì in fondo? Beh, sono appena uscito da quel meme, vale a dire che sono appena entrato nel Sahara. Allora, buongiorno qui dalla costa di Tantan. Oggi è subentrato un bel problema. Praticamente è l'unica carta dove c'ho i soldi, non funziona da nessuna parte. Ragazzi, batteria morta, porco due. Batteria morta. Cronostoria. Batteria andata. Meno male ci sta sto ragazzo. Un soldo per te. Scherzando, come per te. This is the starting power. È arrivato sto signore con sta batteria vecchia, pare che va.
Allora, oggi una giornata dove mi sento provato. Meno male che lui, che l'ho incontrato a Casablanca, un autogrill, lui è inglese, Gian, l'ho chiamato, è venuto e mi ha accompagnato, insomma, mi ha aiutato a trovare una batteria nuova. In più, ho una carta bloccata, non va smagnetizzata. Lui mi sta prestando i soldi e adesso andiamo insieme a Tarfaya. C'è un posto particolare che adesso vi faccio vedere. Dato che qui costa 1,11 euro presso vicino alla Yun, riempiamo pure la tanica da 10 litri. È Tarfaya, adesso andiamo dove si trova il monumento al piccolo principe. This petit prince. Tarfaya, monumento del piccolo principe, detto Le Petit Prince, e andate a vedere la sua storia perché è una storia vera ed era un saluto, un omaggio che andava fatto necessariamente. Questo amico mio, siamo qui a El Alauin, adesso mi insegnerà come si mette questo. Le lumache, quelle che dalle parti nostre si chiamano le ciammarighe. Top bike. Farok le Maghrib, Maghrib, Farok, Farok. Cesare Ranocci. Raga, sto cotto. 250 dirham, sarebbero 25 euro. Adesso vado a cena, doccia, nanna e poi domattina Dhaka. Diciamo è il deserto e lì il mare. Moto? No, moto. Italia! Tagliavo. Benissima! Io consiglio un casco con il viserino, altrimenti è impossibile guidare. Ragazzi, questa è pura magia. Alle 8 di sera, la luna che mi guarda qui in uno specchietto, e lì che c'è ancora una parvenza di sole con quella stella lì. Benvenuti a Dhaka! Sempre di sera ovviamente. Buongiorno da Dhaka! Ora ci andiamo a vedere la riserva naturale La Sarga, che è all'estremità sud di Dhaka. Qui i bambini di Dhaka vanno a scuola. La ricreazione la fanno qui fuori. Hello, hello, nice to meet you, Cesar. To us.
Ragazzi, questa è l'esca che utilizzano questi ragazzi per prendere l'octopus. Octopus sarebbe il polpo. Lupolp, che non è in dialetto ma in francese. Lupolp. Ho trovato questo posticino vicino all'hotel dove sto, Nada Wins. L'ho presa da qui perché l'aggiungerò alla mia tanica 10 litri, qui ci metterò un po' di benzina nel tratto della Mauritania dove non troverò benzinai. Sono le 11 di sera, qui a Dakhla, ho deciso che riparto subito la mattina. Nessuna giornata di stop, voglio subito partire e entrare in Mauritania. Colazione, le banane, scialla, il lupo, dip. Si chiama? Dip. Oh. Wow, Saraman, big man. Direzione Guerguerat, da dove mi trovo? Dakhla, e abbiamo 4 ore e 20, questo è il cartello che volevo vedere, qui segna il tropico del cancro. Ora subito direzione la frontiera di Guerguerat perché lì 5 e mezza, massimo 6 del pomeriggio, chiudono e non fanno più passare. Finalmente sono riuscito a trovare un benzinaio qui nella direzione che porta a Guerguerat. Avete mai preso un vero caffè nel deserto? Fantastico. La cosa bella dei motociclisti, io sono fermo qui a fumare una sigaretta in mezzo al deserto da solo, non c'è nessuno, ma è arrivato questo ragazzo, mi ha visto fermo, si è fermato subito per chiedermi se era tutto ok. Your name? Marek. Sì signore, si è offerto per 20 euro di farmi tutte le pratiche. Sono appena uscito dalla frontiera, dall'ingresso della frontiera mauritana e c'è una sola cosa che mi viene da dire, è un'Africa. Ora direzione Naoudibou, abbiamo 46 minuti. Una volta arrivati lì troviamo un albergo da mangiare, insomma la solita storia. Mi sono svegliato tardissimo qui da Naoudibou e adesso ho 6 ore per fare 480 km e arrivare a Nanchang. Le Italien loco. Hello. Tira un vento fortissimo dal mare verso il deserto. E sono appena uscito da Naoudibou, direzione Nanchang. Tre
prego, sir. Destination? Dakar e Nanchok. Ho questa tanica da 10 litri, già piena. Ieri mattina, prima di uscire dalla frontiera del Marocco, ho preso di scorta questo boccione da 5 litri, che prima c'era acqua, l'ho svuotato, ho messo benzina e spero di farcela. Raga, allora... Hey, come stai, Mario? Nella terra della Mauritania, sì, nel deserto, dove non c'è il benzinaio, l'unico benzinaio che così incontro, Mario di Venezia. Eccolo qua, Mario di Veneziano, Nuadri. Ma è meglio senza soldi qua o è meglio senza meglio soldi senza in Italia? Soldi là. Meglio in Italia senza soldi? No, là. A Dakar? Dakar. Almeno fa caldo, ci sta il sole. Hai visto? Ma come sei? Bello guaglione anche. È pure bello guaglione. Non hai visto, dirla. La benzina si fa così. Quello è il benzinaio così, eh? Guarda, chiudi. Troia. Shokran. Inshallah. Guarda qua, mi sono fatto il bagno. La leggera pioggia nel deserto e poi l'arcobaleno. Ciao! Questo è il vento! Benzinai non ce ne sono più, io ho da fare ancora 200 km e quindi mettiamo il boccione che ho riempito di benzina. Sono fermati e sono messi a pregare qua in mezzo al deserto. Qua funziona così. Ricapitoliamo, sono in viaggio da Montesilvano fino a Dakar in solitaria per donare la moto con la quale viaggio fash fash al medico del villaggio di Tubakuta. E ovviamente il sogno è quello di andare nel Lago Rosa di Dakar, come è sicuramente il sogno di tutti quanti voi. Sto viaggiando dal 28 dicembre e già ho passato tutto il Marocco, adesso mi trovo qui a Nanchok, Mauritania. Vi assicuro che la frontiera per entrare in Mauritania è un film, ve lo assicuro, è un film. Io lo sto vivendo e ve lo consiglio di cuore. Se avete in mente un giorno di partire dalla vostra città fino ad arrivare a Dakar, fatela in solitaria, perché solo in solitaria potete percepire tutte le forti emozioni che questo percorso, questi posti, queste persone vi possono far arrivare, ma dovete essere da soli. Allora, svegliate, buon'ora. Buon'ora. E qui abbiamo i ragazzi, che stanno a preparare la colazione. Foto? Foto. No, pur souvenir. Yeah. Oui.
Allo? Fate largo che passiamo noi, siamo ragazzi di sta Roma bella. Ragazzi, allora non è che è storto il camion, questo è il vento che sta tirando adesso. Andiamo cucciolo. Ragazzi, manca poco a uscire dalla Marutania. E si vede perché qui è cambiato configurazione in tutto e per tutto. Adesso regaliamo la maglietta Acapulco Beach del mitico Dario. Lì, in camera, a Dario. Tu già dato, Sbagliato, e questo è il pistone di terra che porta alla frontiera di Chiama. Yalla yalla. Tutte le valigie, porca miseria. Questo è il pezzo, parco naturale, ed è il pezzo che porta alla... aspetta, sto a fare il video, a Chiama. Ancora 20 km così e poi per arrivare alla frontiera di Chiama, per entrare in Senegal, e da lì potrò riposare perché avrò già mentalizzato che sono arrivato all'obiettivo. Dalla anche questa difficoltosa frontiera mauritana, andiamo a quella senegalese. Ragazzi, ce l'ho fatta, ho tutte le carte a posto, adesso posso entrare in Senegal, e qui ho incontrato questi maschi veraci italiani della Mongol Rally. Grazie. Fantastic. E buono passato la vacanza, no? Molto la bello. No? Sì, la frontiera. Di cool. Molto bello, no? Sapeva cool. Merda. Cioè, molto tutta bello. La giornata qua. Tutta la giornata. Sì. Superato finalmente la frontiera senegalese. Anche qui è tutto un cercar soldi. Quindi dall'esperienza che ho potuto avere, ogni tanto imponetevi e dite no. Finalmente qui inizio a rivedere donne scoperte, con la possibilità che loro possono guardare te e tu loro. Dio grazie. Buongiorno da St. Louis, ora direzione Dakar, ma voglio farvi vedere dove ho dormito, ed era d'obbligo fare tappa qui a St. Louis, perché vi ricordate la statua che ho visitato nella piazza di Tarfaya del piccolo principe? Beh, il piccolo principe, nonché Antoine de Saint-Exupéry, una notte è alloggiato proprio qui. E ora destinazione Lago Rosa. Dakar. E qui è bellissimo vedere questi ragazzi che si allenano nel giocare a calcio. Ecco a voi il Lago Rosa, qui in Senegal, Dakar.
Maurizio Lago Rosa, visto Dakar, adesso direzione Tubacuta per consegnare la moto in dono da parte del comune Montesilvano al medico del villaggio Tubacuta. Qui ci troviamo a Fatic, a non molti chilometri da Tubacuta, quindi stiamo andando sempre più a sud del Senegal e adesso mi devo fare 15 km così e ci divertiamo. Balò, 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 balò. Balò. Oui. Buongiorno madame. Sente? Manca davvero poco. 10 km su questa strada e sarò arrivato dove c'è l'ONG Bambini nel Deserto e il medico a Tubacuta per consegnare Fesh Fesh. Camping? Ah, camping? Sono arrivato! Sono qui al campamento di Keryussu, un posto bellissimo, immerso nel verde, e vi presento Nuccia, che fa parte dello staff di Bambini del Deserto, dei cari amici conosciuti adesso e dei turisti francesi. Questo grande uomo dal grande cuore è Youssou, che dà riparo e conforto a tante persone e ai motociclisti, motoviaggiatori come me. Buongiorno, questo è il primo giorno di stop qui nella tenuta di Youssou. Ho dormito fino alle 2, ne avevo bisogno. E adesso Youssou ci ha preparato e ce lo mangiamo insieme a questi ospiti qui in questo villaggio, il Cheb Jeb. Motomissione anche questo, portare vero caffè italiano qui in Senegal con il mio fornellino da campeggio che ne ha viste tutti i colori e adesso gliela facciamo provare e assaggiare. Ragazzi, ce l'ho fatta! Fesh Fesh, la moto da donare, da consegnare a nome e per conto il comune Montesilvano è qui al distretto sanitario di Tubacuta. Ce l'ho fatta. Questa struttura è stata realizzata grazie alla donazione di due coppie belghe che hanno deciso di investire i loro risparmi in questa attività. I bring for you from Italy, it's a typical brand and specially of Italy, Selva Giurata. Okay. Is the best oil. This is macaroni. Macaroni, Italian macaroni, but the special brand in Italy. Ah, merci beaucoup. Darien. Thank you very much. Yalla yalla. Questa è la maglia, la mia maglia del motoclub Sahara Project. Questo invece è la maglia dell'altro club di pazzi di enduro, sì, grazie. La felpa dei ragazzi di 4K parti speciali.
Ragazzi, è sempre lui, è sempre lui, mi ha raggiunto qua. Io mi portavo due giorni avanti a lui, e come lui ha aiutato me, io ho aiutato lui, perché andava all'avanscoperta sugli alberghi, problematiche sulla strada ed altro, e adesso è venuto qui a Tubacuta, in questo, nel Mount Kant di Yusu. Raga, questo mi rimarrà sempre nella storia e nella vita, un vero amico. Dopo che ci siamo rincontrati in varie tappe, io e Kian, Pente, questo esaurito mi ha appena detto che deve arrivare in Sierra Leone. Perché? Perché andrà a fare il volontario in un centro dove curano e tutelano gli scimpanzé. Good travel, everybody. Good travels. Poche parole, però tanti fatti. Fatala Wild Reserve, a 20 km da Tubacuta. Avete presente la scimmia del Re Leone? Simba! Ovviamente si va con questo gruppo. Hello? Sian è venuto anche lui e si sta cagando sotto la paura, perché adesso andremo proprio in mezzo ai leoni. Do you have a fear? Là, ils sont couple, les deux là. Moi, stando nel villaggio di Tubacuta e vedo facce bianche come la mia. Guarda Yusu, che talento! Ragazzi, sta a giocare a calcio in Africa con gli africani. Io che non amo il pallone, mi dispiace. Sto sogno dato a me, che non so calciatore, non amo il calcio. Ci troviamo qui nel villaggio, è un vero proprio villaggio, sempre di Tubacuta. Adesso sono fermo qui per 3-4 giorni aspettando l'aereo e vivo con loro come loro. Così è come passano le serate qui a Tubacuta. L'uomo non è libero nella misura in cui non dipende da nulla o da nessuno. È libero nell'esatta misura in cui dipende da ciò che ama ed è prigioniero nell'esatta misura in cui dipende da ciò che non può amare. Così il problema della libertà non si pone in termini di indipendenza, bensì in termini di amore. Se mortale è ciò che non muore, eterno è ciò che permane, un po' come accade nelle fotografie, che fissano per sempre un brevissimo istante della nostra vita, rendendolo, per l'appunto, eterno.